Buongiorno carissimi e benvenuti a Vientiane, la capitale del Laos. In questo video vi porterò con me alla scoperta di questa città. Cercherò di visitare alcune delle principali attrazioni che sono presenti qui in un giorno. Quindi direi di rimboccarci subito le maniche ed iniziare questa nuova avventura. Buona visione! Le tante destinazioni e itinerari del Laos, la capitale, Vientiane, è il punto di partenza ideale per avvicinarsi ad uno dei paesi meno conosciuti del sud-est asiatico. Una città a misura d'uomo con pregevoli testimonianze architettoniche e artistiche della storia del paese. E il primo posto che ho scelto di visitare è il Buddha Park di Vientiane, una delle attrazioni sicuramente principali, più turistiche e più visitate della città. Si trova ad una ventina di chilometri a sud-est della capitale, lungo il corso del fiume Mekong. Si tratta di un parco così singolare e stravagante da costituire una meta imperdibile per tutti gli appassionati di storia e curiosità. Il Buddha Park di Vientiane è qualcosa di unico, realizzato per stupire e meravigliare il visitatore, con statue mostruose e gigantesche raffigurazioni tratte dalla mitologia buddista ed induista. Nelle intenzioni del suo ideatore, il Buddha Park sarebbe dovuto essere un luogo di dialogo tra induismo e buddismo, testimoniato dalla fusione di stili tipici delle due religioni. Il risultato è un inno alla tolleranza religiosa in uno dei parchi più singolari e curiosi di tutto quanto il sud-est asiatico. Nel parco ci sono oltre 200 statue, una delle più importanti è sicuramente quella che in questo momento è alle mie spalle, si tratta di un Buddha sdraiato, pensate che lungo 40 metri. Sto posto, raga, mi piace tantissimo, è enorme, ci sono davvero un sacco di statue, ma poi sono davvero super particolari. Mi piace. Straconsigliata la visita, sicuramente. L'ingresso costa 40.000 kip per gli stranieri, che è poco meno di 2 euro. Non ci credo. Si può salire su questa enorme statua, c'è questa porta qui, rappresentata da una bocca, e le vedete le persone sopra, si può salire. Che dite? Proviamo a entrare? Vediamo un po' la vista da lassù. Oh, mannaggia, quanto è basso. Ah. Oh wow. Yeah. Wow, wow, wow. Wow, è stra stretto. Ok. Ok. Ok, questa dovrebbe essere l'ultima rampa di scale. Madonna, quanto è stretto. C'è una camera. Mio Dio, come si passa? Ah raga, è strettissimo. Ok. L'ho fatta. Che fatica. Guardate che vista. Non male. Interrompo brevemente questo video solo per dirvi che, se come me amate viaggiare, allora dovreste seriamente pensare a farvi una buona assicurazione di viaggio, soprattutto se viaggiate fuori Europa. Io l'ho fatta con Eimondo e penso sia una delle migliori assicurazioni esistenti. Vi lascio il link qui sotto in descrizione, così trovate spiegato tutto quanto e soprattutto potete capire qual è la polizza che fa più al caso vostro in base al vostro tipo di viaggio che andrete a fare. Tra l'altro, se sottoscrivete l'assicurazione tramite il mio link, avrete il 10% di sconto, direi quindi un ottimo affare, no? Detto questo, direi di tornare
arrivare subito al video. Conosciuta anche come la Golden Stupa, il Patat Luang è il sito religioso più importante non solo della capitale, ma di tutto il Laos. Dal punto di vista architettonico, questo tempio è una delle massime espressioni artistiche del paese, testimonianza dello splendore e prosperità raggiunta dal Laos tra il XV e il XVI secolo. L'edificio a pianta quadrangolare è immagine simbolica del Monte Meru, la montagna sacra della tradizione induista. Una tappa obbligatoria quando si visita la capitale del Laos è sicuramente il Cop Visitor Center, un museo che spiega e racconta le devastanti conseguenze della guerra del Vietnam e che hanno coinvolto anche il Laos. Durante la guerra del Vietnam, il Laos è stato uno dei paesi più bombardati nella storia dell'umanità dagli americani. La visita a questo museo fa capire come gli effetti devastanti di una guerra si protraggono per decenni. Infatti ancora oggi ci sono tante vittime o feriti a causa dello scoppio di ordigni inesplosi che, unitamente alle caratteristiche morfologiche del territorio, rendono il Laos uno dei paesi meno sviluppati dell'Indocina. L'organizzazione no profit COPE svolge un lavoro lodevole fornendo protesi, ausili e assistenza sanitaria sopravvissute agli ordigni e alle persone con disabilità fisiche in Laos, che altrimenti corrono il rischio di essere esclusi dalla vita sociale. Questa mostra è davvero ben fatta, organizzata molto bene, super approfondita, infatti troverete tantissimi pannelli informativi anche in inglese che vi aiuteranno a capire maggiormente che cosa è significata questa guerra per il popolo laotiano. Fa davvero un sacco impressione, raga. È bello tosto. Fa davvero riflettere, pensare. È sicuramente un posto molto potente, molto forte, ma consiglio la visita. La mostra del centro è gratuita, ma ovviamente le donazioni sono gradite. Altro tempio di notevole importanza è il Wat Sisaket. Pensate che è l'unico tempio sopravvissuto alle incursioni siamesi del XIX secolo. E l'ultimo posto che ho scelto di visitare durante questa lunga giornata di esplorazione a Vientiane è questo gigantesco monumento che si chiama Patuksai e sostanzialmente è un monumento dedicato ai caduti per la patria. Pensate di aver già visto una struttura simile da qualche parte, non vi sbagliate, perché infatti questa è una replica dell'Arco del Trionfo che c'è a Parigi, in Francia. Cari amici
amici viaggiatori, direi che siamo arrivati alla fine di questo episodio su Vientiane. Per tirare le somme, quindi le conclusioni, direi che è una città, è una capitale molto diversa dalle altre che ho visitato finora, come Bangkok, come Kuala Lumpur in Asia, che sono sicuramente molto più eccentriche, molto più vivaci. Questa l'ho percepita più come una città a misura d'uomo. Le principali attrazioni infatti sono tutte vicine le une alle altre e si può camminare semplicemente per raggiungerle. Vi consiglierei massimo 2 giorni per visitare le principali attrazioni che sono presenti qui e poi da qui partire all'esplorazione di questo incredibile paese che è il Laos. Se non siete iscritti, iscrivetevi al canale proprio per non perdervi tutti i video che usciranno in futuro. Io vi ringrazio se siete arrivati alla fine di questo video e noi come al solito ci vediamo sabato prossimo con una nuova avventura. Ciao ciao! Cercheremo di visitare alcune delle principali... Cercherò di visitare alcune delle principali attrazioni qui. Paolo, Paolo. Paolo, Paolo. Paolo, Paolo. E la prima attrazione... Paolo, Paolo. Una tappa obbligatoria quando si visita... Paolo, Paolo. Una tappa obbligatoria quando si visita... Un museo che spiega la devastante... Le devastanti conseguenze. Un museo che spiega e racconta le devastanti... No, porco demonio. Altro tempio di notevole importanza nella capitale è il Wat Sisaket. Pensate che è l'unico tempio a non essere stato distrutto durante l'in... Paolo, Paolo. Ed è un monumento che è stato costruito ed è di... Paolo, Paolo. Paolo, Paolo. L'ingresso è gratuito, ma le donazioni sono sicuramente gradite perché infatti aiutano questa organizzazione ad aiutare appunto il popolo laotiano, le persone che sono... aiutano questa organizzazione... L'ingresso è gratuito, ma le donazioni sono... Paolo, Paolo. L'ingresso è gratuito, ma ovviamente... Paolo, Paolo. L'ingresso è gratuito, ma le donazioni sono sicuramente ben viste, sono sicuramente... Uffa!